Buongiorno e benvenuti. Con oggi riprendiamo il nostro palinsesto di dirette con Alle Yup e il nuovo palinsesto avrà il titolo non più di Un caffè con, ma di Alle Talks. E le dirette si svolgeranno tutti i martedì e i giovedì alle 21:30. Oggi però siamo qua in orario straordinario alle 14:30 perché ci stiamo per collegare direttamente a Venezia con un'attrice, Licia Lanera, che in questo momento è al Festival di Venezia in attesa della prima che ci sarà stasera del film in cui lei ha debuttato cinematograficamente parlando. Il film è Spaccapietre ed è l'unico film italiano selezionato per le giornate degli autori. Ora siamo appunto in attesa, ecco Licia, ti vedo entrare, vediamo. Condividiamo questo momento di diretta insieme a lei, che appunto è a Venezia, proprio in questo momento, in attesa della prima. Ciao Licia! Ciao, ciao. Ben Scusate, sono un trovata. po' in corsa da una parte all'altra, ma adesso mi siedo qui nella meravigliosa cornice dell'hotel Ausonia Ungaria ed ecco Fantastico. qua. Immagino che sarai nel pieno del frullatore veneziano, Ebbene giusto? sì, infatti ho dimenticato anche le cuffiette, ma ti sento. Ok. Tu mi senti? Io ti sento, ho avuto un attimo di interruzione della linea. Ecco, magari chiedo a chi è collegato con noi in questo momento di segnalarci se ci fosse qualche problema di connessione. Buongiorno a tutti e benvenuti intanto. Allora, Licia, com'è il clima? Non tanto il clima meteorologico, il clima, l'atmosfera. Il clima meteorologico sta influenzando anche l'atmosfera perché c'è una bufera, per cui ci sono una serie di ritardi, di pioggia fortissima. In questo momento abbiamo una tregua, come potete vedere, ma tira vento, freddo. Però c'è un grande movimento anche intorno al film. E stamattina è stata una bellissima conferenza stampa. E, insomma, è la mia prima volta a Venezia e sono un po' stordita, un po' felicissima, troppo bello. Immagino, sei arrivata ieri sera Sì. Questa e la prima ci sarà questa sera. Alle sera, questo pomeriggio alle 17. 17. Allora, dunque, Spaccapietre è il film di due fratelli. Sono allora Gianluca e Massimiliano De Serio. E dicevamo che è il tuo debutto cinematografico perché tu sei un'attrice che arriva dal teatro e si trova per la prima volta adesso a vedersi sul grande schermo. Quindi io la prima domanda che ti voglio fare è proprio come attrice, le differenze che hai visto e trovato tra il mondo del teatro e il mondo del cinema, non solo e non tanto quanto a recitazione, ma anche proprio come trattamento, come sicurezze, certezze, come ti sei sentita? Allora, il cinema è completamente diverso dal teatro, proprio sia nella modalità proprio della pratica attorale, sia nei tempi, nello svolgimento, sia nell'emotività che ti porti in questa cosa. Innanzitutto perché il tempo e il teatro è una cosa che, insomma, comincia con le recite dopo che hai fatto già un mese di prove, mentre il cinema, insomma, in quei giorni condensi tutto e tutta la tua energia, tutto e concentrato per arrivare a compimento di una cosa che vedrai un anno dopo, che è anche già la prima cosa sconvolgente, e io non ho ancora visto il film, quindi lo vedrò oggi pomeriggio. Quindi sono Quindi in è una prima anche per te questa prima, sera. adesso sono in palpitante attesa. E poi, come dire, a teatro vige la convenzione. Il che da un lato è più semplice per la preparazione, per tutta una serie di cose di questo tipo, dall'altro lato però è molto difficile, cioè è molto difficile a volte, come dire, far finta che quello che c'è sia vero, mentre cosa che non succede al cinema. Al cinema ti confronti con la realtà anche mentre reciti. Dicevo, in questo film ovviamente il bambino è vero, la terra, la temperatura a cui lavoravamo nei campi era effettivamente di 40 gradi in Puglia. Questo ti mette in una condizione anche recitativa e fisica, in un film che sottolinea un film veramente di corpi. Un film molto fisico, in cui il corpo diventa proprio all'ennesima potenza un corpo politico. E
corpo. Quindi in questo senso, come potenza del corpo, hai ritrovato anche un pochino del teatro a cui sei abituata con una presenza. Moltissimo. Infatti, ecco, la congiunzione tra questo film e il mio lavoro è stato che in alcune scene, oggi anche in conferenza stampa è venuta fuori molto questa parola performativa, performance, che è una parola appartenente appunto al mondo del teatro, dello spettacolo, perché effettivamente alcune scene sono state girate come se fossero delle performance. I gemelli indicavano degli appuntamenti di azioni, una partitura di azioni, dopodiché noi andavamo dritti con dei lunghi piani sequenza in cui accadeva qualcosa. E lì accadeva veramente, perché appunto il Certo. cinghiale che squartava era vero, e quindi una grande pressione è una cosa molto diversa, ma bellissima. È un ambiente, quello del cinema, sicuramente più protetto di quello del teatro, se parliamo della questione del lavoro puro. Al teatro, insomma, proprio le condizioni lavorative spesso sono un po' più così, Infatti, confuse, volevo confuse. proprio portarti anche a parlare di questo, proprio perché abbiamo visto anche, tra l'altro, che con l'emergenza Covid in vari campi sono esplose tutta una serie di problematiche che erano latenti, in particolar modo però nel mondo dello spettacolo dal vivo, in particolare tra gli attori. Tu hai sentito proprio una differenza di trattamento, di tutela, proprio di sicurezze giuridiche rispetto all'attore teatrale e all'attore cinematografico? Beh, guarda, io dico di sì perché il teatro, insomma, soprattutto il periodo delle prove, perché non tanto le recite, assolutamente, insomma, a meno che non reciti proprio in uno sgabuzzino, diciamo, le tutele ci sono, ci devono essere per legge, ma il periodo delle prove è sempre un periodo un po' strano nel teatro ed è un periodo in cui le prove vengono fatte ovunque e comunque, poi in questo periodo Covid ancora di più, Meno ma regolamentato, magari anche. Esatto, e questo fa sì che tutto è meno regolamentato. Un po' è vero che il teatro ha pochi soldi storicamente, no? Diciamo che teatro, diciamo, gli attori di teatro sono quelli poveri rispetto al cinema, come diceva mio papà, insomma, è una cosa proprio. Però allo stesso tempo c'è anche, come dire, una malsana abitudine. Infatti, quello che è successo nel periodo Covid di Unione, come Attori e Attrici Uniti e altri gruppi formali e informali che si sono uniti per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, mi sembra finalmente, insomma, dal guasto nasce la giusta. È stato un momento, secondo me, importante perché. Scusami, ti posso chiedere di ripetere questo proverbio che immagino sia pugliese? Mi sembra bellissimo. Dal guasto nasce la giusto, cioè da una cosa che è Bellissimo, negativa è certo. stata. E quindi è stato un po' così che in qualche modo da questa cosa alcuni attori hanno acquisito anche un minimo di consapevolezza rispetto al proprio stare nel mondo dello spettacolo come lavoratore, perché questa Certo. parola fondamentale che viene utilizzata, lavoratori dello spettacolo, è una parola fondamentale. Perché se no siamo tutti la filodrammatica e non se ne esce vivi e non va bene, e non va bene. Questo ovviamente porta, come dire, che per strada qualcuno si perde, però così è la legge. Infatti noi tra l'altro proprio questa settimana, la scorsa settimana abbiamo avuto modo di parlarne su Alley-oop perché abbiamo raccontato di una delle esperienze, forse una di quelle un po' più pregnanti che sta nascendo adesso sul territorio italiano, che è quella dell'Associazione Unita che riunisce insieme molti attori italiani proprio per andare a richiedere non solo la revisione del contratto nazionale per la prosa, ma anche l'istituzione di un contratto nazionale per l'audiovisivo. E insomma, la cosa interessante che emerge è che è stata creata da tutta una serie di attori che, tra l'altro, hanno già un nome importante nel mondo del cinema. E in un mondo in cui è il nome a dare delle tutele contrattuali, loro stanno invece puntando ad andare a regolamentare il mercato per proteggere anche appunto, soprattutto quelli che sono un po' più svantaggiati, gli attori un po' più nell'ombra. E questo è meraviglioso ed è un grande atto di nobiltà, lo chiamo io, cioè in questo momento, come dire, il concetto di solidarietà credo che sia fondamentale, e, proprio insomma, non tra le categorie o socialmente proprio in generale, il concetto di solidarietà. Allora l'idea che alcuni nomi possano essere
fare da traino per i nomi meno, come dire, sì, conosciuti è una grande cosa. Devo dire che paradossalmente a volte capita che proprio i nomi più piccoli sono quelli che più fanno fatica a denunciare alcune situazioni Certo. di lavoro per paura, per perdere quel poco che hanno ottenuto negli anni. E questo, come dire, non è una scusante perché io sono per, come dire, dire le cose così com'è, che cosa significa magari la paura di perdere delle cose. Per cui ben venga se qualcuno di più robusto riesce a fare da apripista, ecco. Sì, e tra l'altro nell'intervista che ho fatto a Paolo Calabresi proprio rispetto all'Associazione Unita, lui diceva che forse in qualche modo il motivo per cui storicamente la professione dell'attore è così poco tutelata è anche perché forse gli attori sono stati un po' pigri nell'andare a difendersi, a proteggersi e hanno dato magari la colpa alle istituzioni di quello che non funzionava, responsabilizzandosi un po'. Questo, ahimè, purtroppo anche questo è vero, cioè onestamente lo è, lo è perché anche lì, come dire, è chiaro che se c'è una, come dire, un riscontro anche economico di un certo tipo, magari ecco, non tutti, cioè, parte una selezione maggiore. E quindi ognuno ha anche paura, forse, in qualche modo, di rimanere fuori dal gioco. Ecco, Quindi questo. sicuramente questo unirsi in questo momento, come hai detto tu, dal guasto nasce da giusto, quindi insomma è un momento importante che richiede la partecipazione di tutti, proprio perché tanti si sono sollevati. Non solo degli attori, ma anche di tutte le maestranze dello Certo. spettacolo, perché poi per i tecnici, cioè, è uguale per tutti, insomma, è stata una botta bella forte, per cui è importante creare delle forme di tutela, non in previsione di un nuovo, spero mai più, lockdown, ma comunque in previsione, insomma, di anche rivedere la cultura in un modo diverso in questo paese, perché credo che abbia, come dire, occupato un posto un po' troppo piccolo, anche negli artisti stessi. E Sì. quindi è importante riappropriarsi del proprio ruolo nella città, nella polis, nella società, E perché ridare la dignità a un cultura rende, mestiere. sì, la cultura un paese migliore e quindi di conseguenza. Diciamo, ci vogliono gli strumenti anche economici per poterla fare come si deve, perché non si fa gratis l'arte. Insomma, ha bisogno di soldi. Certo. Senti, tra i commenti vedo una nostra collega di Halle, Ienza Moscaritolo, che ci dice saluti da una pugliese fuori sede, perché lei è di origini pugliese ma adesso sta in Abruzzo. Ma senti, colgo questo commento che parla di Puglia per andare adesso a parlare un pochino del film Spaccapietre, che nasce proprio ispirato da una vicenda pugliese. Vuoi raccontarci due parole senza Sì, spoilerare troppo? allora è una storia che parla, comincia con una morte sul lavoro di una donna che lascia soli un padre e un figlio, un padre disoccupato, anche egli ha perso il lavoro, e un bambino piccolo di 9 anni. E questi due vanno a cercare lavoro nel posto in cui è morta la moglie, quindi nei campi, e lì subiscono, insomma, comincia un viaggio nell'inferno perché iniziano a vivere nella baraccopoli. E subiscono ogni tipo di, come dire, di angherie, di violenza. E lì incontrano Rosa, che è il mio personaggio, che è un'altra bracciante, che lo stesso subisce quotidianamente le violenze del caporale, ma in qualche modo senza appunto sì, rivelare troppo, lei poi sarà, come dire, una sorta di personaggio che accompagna i due verso una speranza di una vita migliore. E lo chiedo a te che sei pugliese, la Puglia raccontata in questo film, quanto è vicina alla Puglia di oggi, dei giorni nostri? E, oggi si parlava proprio in conferenza stampa che diceva: ma è troppo esagerato. E lo so che le brutture della vita è brutto vederle, ma sono così. Cioè, purtroppo a Foggia o in altri posti della Puglia e anche d'Italia, perché parlava Massimiliano Desserio che anche in Piemonte ci sono baraccopoli di braccianti. La situazione anche di italiani, non solo di extracomunitari, è così. Non è una storia fuori dal tempo e dallo spazio, è una storia di oggi. Non è ambientata 50 anni fa e non è una storia inventata e non è una storia lontana del terzo mondo, è una storia di casa nostra. E loro la dicono tutta molto chiara,
anche con un elemento surreale che ci avvicina a questa storia in maniera anche viscerale, non solo politica, e lo fanno in maniera anche molto, molto cruda, con una dote di speranza alla fine, senza moralismi, però molto, molto schietta, molto forte. Questo è quello che io ho amato di più del loro lavoro. E quindi è brutto sentirlo dire, ma è così, ahimè. E un'altra cosa che voglio chiederti, dato che appunto i protagonisti sono due uomini, però la vicenda prende spunto dalla morte di una donna, tu interpreti appunto una donna che subisce delle violenze sul luogo di lavoro, anche delle molestie, insomma. E quello che ti vorrei chiedere è quanto è importante in questo film la questione femminile? Ti dico che è importantissima pur non essendolo, cioè non c'è dichiaratamente una questione femminile, ma lo è nel profondo, perché il motore della speranza, della forza, della rabbia e quindi il timone a un certo punto lo tiene una donna. E quindi più femminista di così, più il valore che dà al ruolo della donna, senza anche qui retorica di dire adesso faccio un film che parla di uno scarto, no, cioè lì c'è un essere umano, ma guarda caso questo essere umano che a un certo punto è il portatore di speranza, di incasso una violenza per poi rigenerarla in energia positiva, è una donna. E quindi va bene così, se tutti gli uomini guardassero, i registi guardassero le donne con questo, con quest'occhio, sarebbe benissimo. Poi è un ruolo, come dire, anche di bruttura il mio, no? Di queste donne anche proprio barbariche, sporche, però portatrici di una bellezza che va oltre, come dire, l'apparenza. È una bellezza profonda, e questo secondo me è un messaggio profondissimo che loro, ripeto, danno proprio... così, inconsciamente, ma lo danno profondissimo, ecco. Sicuramente sarà interessante vedere un personaggio femminile che è costruito non su un ruolo, nel senso di la madre, la moglie, la sorella, la figlia, ma un personaggio femminile costruito proprio sul suo essere, su ciò che è, sulle sue individualità. Esatto, perché è vero che questo personaggio, non ci avevo pensato, effettivamente non è né la madre, né la, cioè non è neanche la fidanzata, quella che diventa la fidanzata del padre, no, è proprio un altro personaggio motore, ed è raro, perché sì, di solito sono sempre così, ci sono altri legami di parentela, molto giusto, effettivamente non ci avevo pensato. Rimanendo un po' sulla questione femminile, insomma, il Festival di Venezia quest'anno ha una presenza femminile sempre più importante negli anni, ma quest'anno in particolare con una presidente di giuria donna, una prevalenza anche di giurie donna, di giurati donna, molte registe donne, due premi alla carriera dati a due donne. Come senti che sta cambiando la presenza femminile all'interno del... Parliamo dell'arte performativa in generale, visto che tu conosci sicuramente meglio il teatro, e te lo chiedo anche da regista donna. E che dire, sicuramente c'è un'attenzione particolare, sicuramente, come dire, c'è un movimento rispetto a questo. Poi io ritengo che ancora c'è molta strada da fare, perché... i ruoli, come dire, che passano per la dirigenza, permettimi questo termine, ma non un termine aziendale, ma in realtà non intendo dire proprio, insomma, nel senso la dirigenza, però insomma, donne come portatrice proprio assolute di un pensiero, sono, insomma, come può essere un regista, una regista donna, sono ancora molto rare le figure, ed è ancora un po' difficile. Io parlo per il teatro, come dire, far comprendere a tanti uomini che lavorano nel teatro che ci sono delle registe, magari come me, donne di 37 anni che, insomma, stanno svolgendo il proprio lavoro in quel momento. Quindi ancora c'è, come dire, un retaggio... Ti ho persa un momento, Licia, aspettiamo di vedere se si riconnette. Accidenti. Proviamo ad aspettare se si sistema questo problema di connessione, perché mi dispiacerebbe perdere l'intervista che abbiamo fatto.
Ok, Licia è uscita, ma io provo ad aspettare il suo rientro perché vorrei andare avanti in questo percorso che stavamo facendo insieme rispetto, appunto, adesso eravamo arrivate a parlare del suo essere regista, non solo attrice, perché Licia è una regista di teatro che ha una sua compagnia a Bari. Ed è al suo debutto nel mondo del cinema con un film che verrà proiettato questa sera, appunto ci sarà la prima del film Spaccapietre dei Fratelli De Serio nel corso del Festival di Venezia per le giornate degli autori ed è l'unico film italiano selezionato per le giornate degli autori. Io adesso desidero aspettare che Licia rientri per poter concludere la nostra intervista. Anche perché se esco adesso da questa diretta e la salvo così com'è, ci perdiamo poi una seconda parte, mi dispiacerebbe moltissimo. Quindi, se c'è collegato con noi qualcuno dello staff di Licia, gli dica pure che noi la stiamo aspettando. Io intanto provo a mandarle un messaggio. Ecco, nel frattempo magari faccio adesso quello che avrei fatto alla fine. Vi ricordo che con oggi stiamo ricominciando le dirette di Alleyoop che avevamo interrotto perché ci siamo presi una pausa estiva anche noi. E quindi a partire da questa settimana, tutti i martedì e tutti i giovedì alle 21:30 ci sarà una diretta qui sul nostro profilo Instagram. Le dirette vengono salvate nelle IGTV di Alleyoop e vengono anche salvate nel nostro canale di YouTube. E il martedì e il giovedì appunto alle 21:30, oggi siamo in orario straordinario alle 14:30 per lanciare questo momento e proprio perché anche tra l'altro Licia questa sera sarà impegnata appunto per la prima. E vi dico che la diretta che ci sarà martedì 8 domani sarà tenuta da Jacopo Pasetti che intervisterà Simone Del Bianco, Managing Partner BDO, e il tema della diretta di domani è le strategie per la ripresa. Dopodiché, giovedì 10, ci sarà un'intervista ad Andrea Gagliardi, un giornalista del Sole 24 Ore, sul tema della scuola, da dove riparte la scuola. E voglio dire, in questo momento ci stiamo tutti facendo un po' questa domanda, soprattutto se siamo genitori. Mio figlio oggi ha incominciato la scuola materna e siamo tutti un po' in attesa di vedere che cosa succederà, i risvolti, anche perché ogni giorno ci sono delle novità rispetto ai decreti scolastici. Lancio comunque un grande messaggio di incoraggiamento ai docenti, alle maestre, agli educatori, perché gestire questo momento è difficile per tutti, anche per loro, non soltanto per noi genitori. Io sto provando ad aspettare che Licia rientri, ma temo che abbia avuto qualche problema perché vedo che non si collega neanche più su WhatsApp e quindi mi tocca con grande dolore. Un momento che mi sta arrivando un messaggio. Accidenti! Niente, il telefono di Licia ci ha abbandonato, quindi mi tocca con grande dolore interrompere qui questa diretta. Peccato perché volevo proprio chiedere alla fine di farci una piccola panoramica di quello che stava succedendo a Venezia. Comunque ringraziamo Licia e tutto il suo staff che ci ha regalato questo momento in una giornata di frullatore e fibrillazione come può essere la giornata di una prima al Festival di Venezia. E in bocca al lupo a tutti i nostri attori, ai nostri registi e un saluto a tutti. Arrivederci.